Io vorrei lasciare anche spazio e tempo, forse qualche minuto, per qualche piccolo intervento. Già quello che ha esposto Monsignor Liborio è stato abbastanza chiaro, molto direi anche suggestivo, ecco, per noi. E, sì, lasciamo un pochettino di tempo, se qualcuno vuol chiedere proprio qualche perché fuori fa un po' freddo, qui stiamo bene a caldo. Conviene rimanere qua. Potremmo rimanere, questo stavo dicendo, potremmo rimanere questa notte qui, ma padre Tu che ce Antonio la ci cena resterebbe poi. lo stesso, perché poi devi chiudere. Dunque. Veramente grazie, che nonostante il freddo, io salendo ho visto con la macchina a certe punte 0,5, vuol dire mezzo grado. Detto che poveri, ma poi ho pensato, ma Martina si è abituata a questo freddo, e mi sono ricordato quanto era, no? Però grazie per il dono della presenza, perché nonostante tutto siete stati così numerosi attenti. Però adesso qualche domanda su qualche punto che più abbia toccato la vostra vita o il vostro desiderio di conoscenza, siamo qui a Eccellenza, un approfondimento. Prego. mi aiuti e mi corregga se sbaglio. Nome. Antonio, mentre lei spiegava questa parabola, io con la mia mente immaginavo parallelamente alla figura di Maus, quei viandanti disperati, persi, abbandonati, e questa figura del Signore che si avvicina, questo creatore che si avvicina alla creatura in forma umile, semplice, eccetera, e che chiede cosa è successo, e poi ha la pazienza di ascoltare, e infine che chiude tutto con la preghiera. Dopo la preghiera sparisce. Dico, guarda un pochettino. È un parallelo, non so se è corretto. Mi affascina molto questa parabola, perché poi dice la paura dell'uomo e allo sincero aiuto del Signore è che poi c'è sempre vicino, o avete paura o no, è sempre accanto a noi. Grazie Antonio. Innanzitutto vedi, c'è questi due discepoli in un percorso della loro vita con un disagio, un disorientamento. È l'umanità che ognuno di noi si può ritrovare in alcuni momenti della propria storia, della propria vita. Qual è il primo passo che fa questo mestiere? A te, infatti comincia a parlare dell'addestramento. È quello che mi scalda il cuore. Vedete come ritorna, giustamente, con Antonio, un richiamo che si è ben fatto in questo modo, l'accoglienza del dono della parola. Qual è stato il secondo passaggio? Vedete il senso della libertà di Gesù. Arrivato a un punto, fece per andare oltre. No, dice, perché? Lascia la libertà di ciascuno. Non aprire. Anche se lui vuole il mio bene. Si ferma davanti alla libertà della mia coscienza. Vuoi venire con noi? Vengo, perché sono disponibile in quanto tu mi inviti e mi accogli. Vedete come matura un atteggiamento fondo di bene. In quell'atteggiamento si riuniscono, nasce il terzo elemento, la preghiera. Sempre insieme. E il vertice della preghiera è quando prende quel pane. È la spezza che è l'Eucaristia. È un itinerario di fronte al quale, caro fratello e sorella, qualunque sia la situazione che tu possa attraversare in questo momento, apri il tuo orecchio, il cuore, alla risonanza di questa parola che ti lascia nella libertà. Non ti schiaccia, non ti opprime, non ti uccide, ti libera nella risposta che tu possa dare, perché sei spalancato. Non può che riportarti nel tuo vissuto con Gesù, il quale dà senso alla tua vita. Penso che questa è una speranza viva che dobbiamo coltivare. Grazie a voi. È un intervento fedeli, parrocchiani o non parrocchiani,
sentiamo. E c'è questo atteggiamento in parecchi, direi specialmente in coloro che si rendono sempre presenti nelle funzioni, però hanno questo modo, questo atteggiamento. Chi deve presiedere, vale Antonio Pepego alla travessa. Chi deve presiedere la messa? Padre Eugenio? No, quello almeno si sbriga prima. E ci sto. Non capendo che, no? Quello che uno dà, penso che sia frutto della propria, non fantasia, ma della propria vita. Eccellenza, io non salgo mai dall'altare quando devo fare l'omelia, eppure ne ho fatto l'altro, no? Senza prepararmi. No, un quarto d'ora, 20 minuti, quello che si dimentica, cioè. E le dico che se il sabato prendiamo il sabato, se il sabato sera non ho dato uno sguardo alle letture da centrare il tema, la notte non dormo. Ho degli incubi, sa qual è l'incubi? Anch'io. Di essere, di dover essere interrogato, con il padre Valerio, quanto era terribile Valerio, di essere interrogato da padre Valerio ed essere bocciato. Così questi sono gli incubi. E quindi il mio personale impegno e che la sera devo sapere che tema se la notte mi sveglio me lo rielaboro. Quale atteggiamento avere con questo fratello? Grazie a lei. Grazie per darmi due battute soltanto. La prima è questa, partendo da Papa Francesco che ammonisce noi sacerdoti tutti quanti a dire guai a quel sacerdote che chiamato alla predicazione o all'annuncio della catechesi non si prepara, con la parola di Dio non si scherza. Bisogna, giustamente diceva lei, meditarla, pregarla personalmente per poter comunicare anche con esperienze di testimonianza non solo della propria fede, di quella che è la parola. Il secondo passaggio che vorrei richiamare è proprio la parabola del seminatore che abbiamo trattato l'altra volta, che era parola di Genesis. Quello che colpisce a differenza di qualsiasi altro agricoltore, che l'agricoltore va a vedere prima il terreno e dice qui posso seminare, e semina soltanto dove vede il terreno verde, non si sogna di dover buttare sulle spine, sui sassi, sulla strada levicata e quant'altro. Il buon seminatore esce e sparge il seme, c'è la spina, c'è il sasso, c'è... persone che la possono accogliere e poi criticano, persone che hanno il cuore intuito, le persone che prendono il panno scivolare, ma non che ci siano quelle persone buone e quelle cattive. Ognuno di noi ha nel suo cuore tutto questo campo. Qual è l'intenzione del buon seminatore? Perché non è che sarà padre Antonio o io, non Salvatore o padre Eugenio a far cambiare la vita di una persona, è il seme, quella parola che si va a trovare anche quel grande libro, il terreno buono che c'è nel cuore di ogni uomo, potrà generare. Pertanto, la mia responsabilità è di rispondere alla mia vocazione di dover segnare nel modo più giusto per quanto mi è dato il risultato. Lo metto nelle mani di Dio e nella responsabilità di coscienza di ciascuno. Perché ognuno ritorni con la propria responsabilità, perché non è andato a sentire il rispetto, padre Eugenio, padre Antonio, padre Pasquale, padre Salvatore, è andato ad ascoltare la parola di Dio. Se ci si pone in questo atteggiamento e ascolta la parola di Dio, alla parola di Dio non avrà mai, mai meno la possibilità di regolare il cuore di ogni uomo, forse il più intuito e più intradito. Questa è la speranza della preghiera che invece noi ci dobbiamo fare personalmente, non solo come sacerdoti, ma più all'intera comunità.
La conversione dell'uomo è preghiera di tutta la comunità e la comunità collabora alla conversione di ciascuno. Padre Antonio scherzosamente parlava di durata della esposizione della parola di Dio. L'ascolto è un bel regalo per chi parla e chi ascolta, ascolta volentieri, tanto che tutti i doni si porgono in maniera gratuita nel senso etimologico della parola. E tuttavia lo stesso Papa Francesco precisa in che le omelie raccomanda che non siano lunghe. Naturalmente bisogna cesellare quel concetto di lungo, perché lungo non significa che dura 20 minuti, ha un significato assolutamente diverso. Ma il bicchiere tenuto in mano per molto tempo arriva a pesare parecchio. Parlo della mente che non è più recettiva per molti degli ascoltatori, e non è una divisione buoni cattivi, assolutamente è un fatto umano oggettivo. Vorrei intanto ringraziarla per questa lezione. Sono Paola Magistri, io insegno e sono stata invitata e ho accettato volentieri questo invito, perché questa parabola su cui ci siamo soffermati stasera è una delle mie preferite in apertura d'anno scolastico. La dico sempre, e poi quella della fine invece, quella dei agricoltori, i contadini che vengono presi a ogni scadere del giorno. No? Quindi Gesù che dice, vabbè, a te vieni, che sei rimasto, insomma, alla fine, no? La valutazione. Questo è l'impegno invece, il talento. Oggi stasera ho coperto la preghiera, perché io la vedevo come impegno invece, i talenti avuti e quindi da restituire. Però mi chiedevo, ma chi è questo a cui noi dobbiamo andare a rendicontare? Lo so chi è. Perché viene definito però uno che non è, che raccoglie dove non semina, dove non ha seminato? Voglio capire questa cosa, perché io non lo dico proprio, sorvolo su questo. Sì, e quindi non lo capisco. È semplicemente questo, che Dio non ha il dovere di dare una giustizia distributiva, cioè ti ho dato tanto, lo stesso di dare tanto. Che viene. Quanto invece tutto quello che abbiamo ricevuto è gratuito, è come dare per essere distribuito in gratuità a colui che ha dato con gratuità. La conclusione del pensiero sarebbe semplicemente questo: tu sai che io raccolgo dove non ho segnato, chiedo niente dove non ho segnato e altro, dice no, per dire che io ho diritto su tutto. Quindi non c'è un debito da parte di Dio nei nostri confronti, quasi da dire, oh, ma tu mi hai dato questo, devi questo solo, ti posso dare. Devi dare tutto quello che io ti ho dato. E se io ho tutto e l'assoluto, tu devi sapere sentire nel tuo piccolo quanto veramente ti ti dà. Io ho una conversione proprio di mentalità. Noi modifichiamo le cose. Mi hai fatto questo piacere, lo ricambio. Non mi hai fatto questo piacere, te lo tengo. È una conversione proprio di cultura che il Signore ci chiede, dove si fa pronta soprattutto il suo nome e la sua misericordia. Proprio perché non ci sia un calcolo matematico del dono di stesso. Cambiamento di tutto. Anche qui sui talenti. Perché quello 5? Perché quello 2? Perché quello 1? Se mettiamo sull'aspetto matematico della cosa, io non esco un po', ma invece ho parlato della diversità e della unicità, diversità e ricchezza anche della unicità che ciascuno di noi, dove anche quello che ce l'ha 5 non c'ha quei due che mi permetto, uno che sono io, quindi anche quello che c'ha 5 ha bisogno di quell'uno che sono io. Pertanto, se ci apriamo nello spirito della provincia, veramente il talento della vita creata l'immagine e somiglianza di Dio diventa ricchezza per tutti e per l'intera comunità, se noi sappiamo amare e servire e soprattutto compartecipare a questo Dio che non ci chiama più servo, ma chiama.
penso. Grazie. Sì. Prego. Il punto del valore dovrebbe essere questo, che bisogna perseverare, cioè essere, non mi viene il termine giusto, impegnarsi, cioè impegnarsi a dare conto, a dare tanto. Ecco, non mettere le mani della paura perché non ce la faccio. Non mettere le mani avanti per non lasciarsi prendere dalla paura per dire io mi trovo di fronte a un Dio terribile, chissà che cosa vuole da me, allora vado a sotterrare in modo tale che non perdo quel poco che ho. Invece se tu apri il tuo cuore alla generosità di colui che si presenta come padre e sai applicare anche quel poco che c'ha, il Signore ti premierà proprio per la tua fiducia che hai saputo riporre nelle mani di Dio con la consapevolezza di una vita che l'hai vissuto profondamente per quella che è, e per quella che sei, e saperti a cuore accettato così come sei. Questo diventa ricchezza. Perché vedete, la cosa più terribile è quando uno nega se stesso per il dono di vita che ha. Prego più grande, perché poi c'è un ripetimento del punto che dice non vale niente, questa vita non ha senso, me la tolgo, non ha possibilità, non serve più a niente, non serve più a nessuno. La grandezza sta che per quello